Buonasera, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca, tragedia a Fuerteventura, le Isole Canarie, dove è morto un 25enne di Magnago, Marco Finocchiaro, studente universitario di chimica che si trovava in vacanza nell'arcipelago spagnolo. Il giovane è deceduto mentre faceva il bagno, due le ipotesi, che sia stato colto dal malore o sia stato sopraffatto da un'onda nell'oceano. Il sindaco di Magnago, Dario Candiani, ha espresso il suo cordoglio ai familiari. Ora spostiamoci a Bisusco, dove si sono svolti i funerali di Christian Maccarrone, 14enne, morto a causa delle gravi ferite riportate durante una caduta in montagna. Sentiamo le parole del sacerdote Adriano Bertocchi durante la cerimonia funebre. Che coraggio, che forza. Io non posso che ringraziare, me l'avete detto voi questo. Io vi ricordate domenica, già vi dicevo, ma guardate che nella parola di Dio questo viene detto con chiarezza. E allora è così. Davvero Dio, guardami mamma, lo so, guardami. Dio ci teneva alla bellezza del tuo Cristo. Tantissimo, eh? Va bene? E allora facciamo questo ultimo atto di fiducia, anche se torno un po' sul paragone del calcio, perché è il paragone più adatto al nostro Christian. Questa partita fra il dire di sì a una cosa del genere, ma io so che nel vostro cuore gioca ancora il no, la ribellione, il rifiuto, vero? Dai, siamo onesti. Non è possibile che la partita sia finita, ma nel cuore di tutti questi fratelli che vedete, guardate quanti sono. In tutti noi in questo momento c'è una partita tra il no e il sì. A Turbigo oggi una persona, ancora in fase di identificazione, è rimasta ferita nel cedimento del ponte tibetano. Sentiamo i particolari nel servizio con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. Mezzi di soccorso in azione questa mattina al ponte tibetano di Turbigo. Una persona di 44 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è caduta rovinosamente a terra in località Tre Salti. In base alle prime informazioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe il cedimento di parte della sponda del canale di scolo della centrale Castelli. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e l'elisoccorso levatosi in volo da Como. Con quest'ultimo mezzo la persona è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Milano. Sempre in base alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato vari traumi e fratture. A Strasburgo l'intervento dell'europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, sulla questione del caro energia. Sentiamola in questo servizio. L'efficienza energetica è fondamentale per ridurre la dipendenza dell'Europa da fornitori non più affidabili come la Russia. Per essere effettivo, il risparmio energetico nelle abitazioni, nell'industria e nella produzione di energia deve però affiancarsi a target realistici, soprattutto quando si parla di riqualificazione e decarbonizzazione di edifici pubblici e privati. Se vogliamo veramente che nessuno resti indietro, dobbiamo guardare oltre il mero risparmio energetico e mettere mano a soluzioni pragmatiche che per anni l'ideologia green di quest'Aula ha demonizzato. Puntare tutto sulle rinnovabili senza che queste siano tecnologie ancora mature è stato un grave errore, così come lo è creare dipendenze dalle batterie cinesi che rischiano di distruggere il nostro settore automotive. Spero che questo dibattito aiuti a rilanciare senza ideologie soluzioni rapide e praticabili per tutelare imprese e famiglie in vista di quest'inverno. I nostri cittadini non possono più attendere. E a Kairat l'appello per istituire un'associazione dei familiari delle vittime del ponte. Vediamo il servizio curato da Elisa Ranzetti. Sono Marzia, sono una mamma sopravvissuta. Un anno fa mio figlio ha deciso che la sua vita non valeva più la pena di essere vissuta
e si è gettato dal ponte di Cairate. Voglio fermare questa carneficina fondando un comitato di familiari sopravvissuti. Aiutatemi, fermiamo questo cimitero a cielo aperto. Grazie. L'andamento del Covid in Lombardia con i dati forniti poco fa dalla regione sono 4.364 nuovi positivi a fronte di 37.054 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11,7%, sono in totale 56 i ricoveri, 13 in terapia intensiva e 533 negli altri reparti. In provincia di Varese 366 nuovi casi. Lo sport, basket, presentazione ufficiale oggi per Markel Brown, guardia statunitense. Sentiamolo nell'intervista curata da Giuseppe Sciascia. Le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Markel Brown, welcome in Varese. You answer quickly to the call of coach Matt Brazy. You rejoin him and it will be a successful season. Yes. Right away, he called me. I didn't need to know much more of what he wanted. He's easily one of the best coaches that I played for in my past, so it was a no-brainer for me to join him on this trip. Venuto a Markel Brown, ho chiesto sul suo rapporto con coach Matt Brazy, che aveva già avuto in G-League ai Rio Grande Valley Vipers. La risposta è comunque che la scelta è stata immediata, appena l'ha chiamato ha accettato immediatamente, non ci ha pensato minimamente a tornare con uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Thank you very much. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.